Ringrazio l'amico Francesco e Stefano per l'invito. Mi hanno chiesto, diciamo, un intervento introduttivo sul numero del calcio giovanile, quindi cercheremo di affrontare in questo breve speech alcuni numeri che devono far riflettere su quello che può essere il calcio, che molto spesso le nostre nazionali giovanili hanno nei confronti europei. Poi io, ovviamente, alla fine del mio intervento farò una provocazione proprio a voi che specificatamente siete quelli che sulla preparazione fisica dovreste fare in modo che i nostri giovani atleti siano pronti anche al proscenio internazionale. Prima di andare in provocazione, voglio farvi vedere alcuni numeri sul comportamento delle nostre nazionali giovanili nel consesso europeo. Questa prima slide è il comportamento della nazionale del 17 nel confronto con le altre quattro principali nazioni che meno male sono a livello europeo importanti in termini di qualità delle nazionali e soprattutto di competitività del campionato. Buoni al di là delle vittorie, per quello che riguarda la nazionale del 17, la Spagna, nel senso che europeo sicuramente la nazionale maggiore è una delle principali ha molta difficoltà ad arrivare alla fase finale, addirittura soltanto nel 34% dei casi, come vedete nella prima colonna che è del comportamento dell'Italia, si è arrivati alla fase finale, al confronto di tutte le altre realtà che sono oltre il 50%, addirittura il 7 volte su 10 arrivano alla fase finale del campionato del 17, al di là delle vittorie. Lo stesso, questo è un epilogo statistico, quindi come dicevo prima, 8 vittorie della Spagna, 5 del Portogallo, quindi anche altre nazioni che hanno fatto vedere nel dettaglio, hanno comportamenti sicuramente più virtuosi di quelli della nostra nazionale più giovane. Lo stesso vale per la nazionale del 19, anzi a maggior ragione, appena il 21% delle volte la nostra nazionale riesce a raggiungere la fase finale. Quindi con la Spagna che vanta ben 7 vittorie contro le 6 della Francia, quasi il 75% dei casi, quindi 2 volte su 4 raggiunge la fase finale. Molto spesso mi capita, parlando con gli allenatori e i responsabili della nazionale giovanile, di chiedere ma come mai il nostro caso, che poi a livello di nazionale da giovane è molto più ha così difficoltà a livello di settore giovanile o di nazionale giovanile. Quelle volte che è stato detto perché noi abbiamo un forte campo fisico, subiamo la fisicità degli avversari anche di nazioni calcisticamente non evolute come la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania, quindi noi abbiamo difficoltà a volte anche nel confronto di tutte le nazioni dell'ex est europeo, proprio la nostra difficoltà poi non ci permette di raggiungere la fase finale. Fatto fisico, molto spesso mi è stato detto che è un gap a livello fisico. Da qui nasce una sorta di provocazione che faccio a voi, che meno male siete gli esperti della materia, sul perché i nostri giovani atleti fino a una certa età hanno, come posso dire, un certo gap fisico che non è tecnico, non è tattico, anzi, ovviamente da quel punto di vista lì siamo altamente competitivi, però fisicamente nel confronto europeo subiamo la fisicità degli altri avversari e questo non comporta che facciamo fatica ad aggiungere i risultati. Poi improvvisamente le cose cambiano quando passiamo ad analizzare il comportamento della nostra avventura e si rivalutano le statistiche che abbiamo visto prima. Qui la nazionale all'avventura italiana è quella che più spesso raggiunge la fase finale del campionato europeo, siamo da questo punto di vista 17 volte su 20 nelle ultime 20 edizioni del campionato europeo under 21 siamo arrivati alla fase finale. Come numero di vittorie siamo davanti a tutti, davanti anche al tanto esaminata Spagna, sul territorio contro il quadro della Spagna. Quindi da quel momento questa sorta di chiaro fisico, se
così vogliamo continuare sul discorso legato alla preparazione fisica, sembra in qualche maniera mudarsi. Quindi a questo punto capire come può essere fatto magari un processo magari inattuale, perché siamo abituati sul settore giovanile a lavorare in maniera diversa, poi alla fine quando i ragazzi nostri probabilmente hanno uno sviluppo anche fisico più lungo rispetto agli analoghi giocatori delle altre nazioni europee, può essere che la nostra non debba creare preoccupazione, oppure può essere che magari un miglioramento, un tentativo di capire analizzando questi dati se c'è la possibilità di apportare miglioramenti, sicuramente può essere fatta. Questo è il sud, questa è una sorta di epilogo in cui vediamo il comportamento e le vittorie delle cinque nazioni. Arriviamo alla fase finale, la UEFA le prime tre, abbiamo l'Europeo nel 17, anche 19, poi comporta la possibilità di fare anche i mondiali di categoria, che possono essere una importantissima esperienza, perché credo che i nostri giovani migliori, perché crediamo che quelli che vengono selezionati per le nazionali 17-19 siano i migliori, abbiano necessità di fare esperienze più importanti come quelle che abbiamo nel mondo. La Spagna che ha vinto tutto negli ultimi anni è un gruppo coeso, cresciuto assieme, che ha fatto tutta la partita delle nazionali giovanili, quindi quelle esperienze che hanno fatto da giovani, quelle esperienze anche importanti dal punto di vista di competitività di un campionato, probabilmente hanno permesso ai giovani di crescere in una certa maniera, tanto che un gruppo storico, quelli che hanno vinto così tanto a livello giovanile della Spagna, poi proseguono il loro percorso arrivando fino alla nazionale maggiore. E questo introduce un altro discorso legato anche a come i nostri giovani crescono all'interno delle proprie società di appartenenza e qual è il loro processo formativo. Lo sapete tutti, noi siamo l'unica nazione insieme magari all'Inghilterra, che oggi ha un sistema legato alle seconde squadre, che non ha un campionato competitivo dal punto di vista agonistico. I nostri 19-20 giocano in un campionato insieme ai pochi altri 19-20, quindi un campionato con di loro varietà, ma ricordo che in Spagna, in Francia, in Francia, in Germania, dove i ragazzi che hanno 19-20 giocano in campionati anche agonisticamente molto più evoluti, perché giocano nelle seconde squadre, che fino alla Spagna possono giocare fino alla Serie B o in Francia fino alla quarta Serie B. Questo comporta che il processo di formazione di nazioni e squadre europee è diverso dal nostro. Questa è una statistica che ha recentemente, la settimana scorsa, del CIES, che è il centro studi della FIFA, che sta a testimoniare come anche squadre importanti a livello europeo puntano alla formazione dei propri giovani, inserendoli un po' alla volta in prima squadra, facendoli fare un certo numero di partite, magari nella filiale B, quello che viene in Spagna, cioè le seconde squadre possono giocare fino alla Serie B, Barcellona B, per esempio, fa le prime della nostra Serie B. Quindi i giocatori che giocano in campionati comunque sono fisicamente validi e quindi sono anche più pronti fisicamente all'impatto con la propria squadra. Barcellona, il Bilbao e la Società sono i posti per la percentuale di giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile. Presenti nella nostra prima squadra, questo note. Questo sono il numero di giocatori cresciuti nelle squadre che vincono nei campionati di prima divisione europei. Barcellona già che 61 giocatori, più 40 di 5 principali campionati, cresciuti nel proprio settore giovanile che giocano ad alto livello. Vediamo che la prima squadra italiana è l'Inter, molto indietro con appena 25 giocatori. Questo per dire che cosa? Che probabilmente il processo di formazione nostro rallenta un po' lo sviluppo, proprio perché quello che si riscontra a livello di nazionale giovanile molto probabilmente avviene anche a livello di una squadra. I nostri giovani non vengono ritenuti fisicamente pronti a un impatto con un campionato comunque molto competitivo. Concludo, poi lascio ovviamente questa sorta di provocazione in cui spero oggi finalmente di poter tornare a cominciare con una risposta sul perché. Perché ripeto, quando io parlo con gli allenatori nazionali mi si dice che molto spesso la differenza in quell'età è la differenza sul punto di vista. Velocemente, questi sono alcuni dati abbastanza importanti.
importanti sul numero di stranieri impiegati nei campionati di prima divisione, qui in Italia è praticamente, abbiamo anche questo Europa, parte dell'Inghilterra, oltre ormai da questa parte, il 50% di giocatori stranieri impiegati nella Serie A, con una forte aumento nei quotidiani, dal mondiale del 2006 ad oggi siamo diventati dalla nazionale, dalla campionata più virtuoso in termini di giocatori locali a quello immediatamente dietro l'Inghilterra meno virtuoso. Ma l'altro interessante per quello che riguarda l'intervento di oggi è quello che riguarda quello che sottolinea il tempo dei giovani. Come giovani noi abbiamo considerato i giocatori dalla classe 92 in avanti, quindi 92-93 fino al 97 che sono impiegati in alcuni campionati. Qui vediamo la colonna del numero dei giocatori giovani impiegati. L'Italia è al quarto posto, ma se andiamo ad analizzare i 93 giocatori giovani impiegati, beh, il 61% sono giocatori stranieri, quindi anche nei giovani, questo ci potrebbe simile nettamente rispetto alla Francia, alla Spagna, alla Germania, dove oltre a un numero più consistente di giocatori impiegati in prima squadra, si predilige ovviamente il giocatore locale. Sono da noi che anche fra i giovani c'è una nettissima percentuale ben superiore a quella complessiva. Questo ovviamente sta sempre a significare come si ritiene il giovane straniero più pronto anche fisicamente a poter debuttare, a poter giocare in un campionato competitivo come la nostra Serie A. E anche questo è un dato su cui fa riflettere, per cui è il giocatore italiano che ha uno sviluppo fisico più lento o solo il sistema italiano fatto di dottorati, probabilmente un percorso di carriera ben definito, in cui magari i giocatori vent'anni hanno delle difficoltà maggiori di quelle che possono riscontrare giocando con i loro pari in un campionato, seppur competitivo come quello di carriera, che probabilmente però soprattutto sui migliori non va forse a migliorare ulteriormente. A volte succede che abbiamo anche dei tempi vent'anni che continuano a giocare in un campionato come quello di giovanile. E volevo concludere con alcune filosofie, quanto che è stata la base dell'atteggiamento che magari si hanno in altri paesi. Adesso qui per un attimo lasciamo da parte l'aspetto prettamente fisico, di cui credo che magari in qualche maniera si potrà discutere anche oggi, visto che poi l'argomento è quello di nuovi modelli anche di allenamento per quello che riguarda il settore giovanile. Questa è un'affermazione che fece Liam Brand, che è stato tanti anni responsabile del settore giovanile dell'Arsenal, in cui dice che per loro i giovani devono crescere all'interno del settore giovanile e devono giocare il prima possibile. La fase che mi aveva particolarmente stupito e che mi aveva negato, perché ritengo che sia importante, lui diceva come regalo per i 18 anni di Fabregas, che allora avevano preso dal settore giovanile del Barcellona, abbiamo venuto per Vieira. Gli abbiamo permesso quindi di giocare, sapendo che magari nel prele qualcosina avrebbero perso, ma quel processo di crescita di Fabregas è stato permesso dal fatto che quando si è ritenuto pronto gli è stato venuto quello che magari il giocatore ormai di una certa età che avrebbe potuto impedirgli di affermarsi e crescere in maniera veloce quando aveva appena 18 anni. La filosofia che il giovane deve portare e in altri paesi, qui sottolineo l'esempio francese, avviene attraverso la possibilità per un giovane a 18-19 anni di non giocare soltanto in un campionato giovanile, ma di cominciare a fare esperienza, andando a disputare qualche partita della filiale della seconda squadra, che per quello che riguarda la realtà francese può giocare fino alla quarta serie, comunque un campionato ipotizzabile equivalente alla nostra seconda divisione, un giovane a 18-19 anni che fa un certo numero di partite in un campionato comunque agonisticamente molto più importante di quello primario, credo che sia una cosa importante. Poi superiamo il mondo spagnolo, addirittura il gioco di seconda divisione. Un paio di anni fa il Barcellona aveva rischiato di arrivare al terzo insieme al campionato, poi ovviamente la seconda squadra non può essere promossa nel campionato, cioè la prima squadra, però per farvi capire come un giovane migliore del Barcellona potevano ambire addirittura la promozione della campionato comunque equivalente alla nostra Serie B, proprio perché sono bravi, ma hanno la possibilità di migliorarsi giocando in determinati campionati.
L'idea, ce lo diciamo da sempre, e anche noi siamo con il nostro costruito, è che il ragazzo dovrebbe giocare. Questa è un'affermazione di Antonio Occa, che è l'allenatore attuale della Nazionale 15, ma anche l'affermazione di Gasperini, che comunque è un allenatore importante, che ha legato per tanti anni il settore giovanile, che anche quest'anno a Genova si è permesso una situazione molto difficile di lanciare sul proscenio della Serie A molti giovani, che dice una cosa banale. Cosa banale, credo che sia importante. I ragazzi hanno un grande pregio, ti fanno capire quando sono pronti. Certo è più facile lasciare fuori loro un elemento di esperienza, anche molto spesso, per tutte le dinamiche legate alla gestione dello spettatore, che ahimè sono problematiche che molti degli allenatori hanno sicuramente. E concludo con un'ultima slide, l'anomalia italiana, cioè la difficoltà dei nostri giovani di primavera di affermarsi. Secondo una ricerca che abbiamo fatto tanti anni fa, credo che sia comunque un po' attuale come settore tecnico, risulta che oltre il 50% dei giocatori che avevano finito il loro percorso di carriera all'interno della primavera, che le squadre di Serie A hanno fatto 5 anni di formazione delle sole squadre di Serie A che partecipavano alla carriera di primavera, il 50% scompare subito. Nel senso, quando la gente non aggiunge mai il professionismo, non riesce a avere mai l'occasione, perché vengono tutti non pronti. Un altro 40% fa alcune belle esperienze di 1 o 2 anni in Lega Pro, dove molto spesso le società non avevano interesse, non hanno interesse alla volontà, un poco presente, poi magari vanno a giocare in dilettanti, si cercano un lavoro, eccetera. Soltanto poco più del 10% a distanza di 5 anni era stabilmente nel calcio professionistico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente alcuni nostri meccanismi potrebbero rallentare, potrebbero farci perdere dei giocatori, proprio perché magari non sono pronti. Non sono pronti, i primi anni di difficoltà magari a giocare in situazioni difficili in Lega Pro e non hanno poi più la possibilità di riprendere un filo logico e trovare una nuova collocazione. Al di là di tutto, io volevo soltanto, e questo spero di aver interpretato quello che era stata la richiesta di Stefano Fiorini, che saluto anche se speriamo che si possa riprendere se con noi durante la giornata, di Francesco Peroni, che era quello di dare alcuni numeri che potessero in qualche maniera anche poter scatenare una serie di considerazioni proprio sul fatto che i nostri sistemi di preparazione sono, ripeto, un po' più lenti rispetto a quelli degli altri paesi, ma probabilmente può andare anche bene così, perché poi alla fine, se vediamo la slide precedente, i nazionali A sono più competitivi dell'Inghilterra, sono più competitivi della Francia, siamo lo stesso livello della Spagna e della Germania. Per cui non è sempre detto che questi dati possano e debbano essere interpretati in maniera negativa. È un dato oggettivo sul quale comunque credo che sia importante poter fare. Io ti ringrazio dell'attenzione e ringrazio ancora l'invito che ho ricevuto al nostro. Grazie.